Eccoci, dovremmo essere in live. Bentornati, siamo qui dove eravamo rimasti l'altra volta e adesso andrò avanti. Ho giocato un po' da solo. Oggi live comunque rapida, è un'oretta e mezza, due, dai, massimo 2 ore, perché dopo devo tornare in casa nuova a fare dei lavori, quindi ho detto approfitto in pausa pranzo, faccio una piccola live per mostrarvi come si va avanti. Allora, adesso abbiamo due scelte: o andiamo ad affrontare girandole, oppure torniamo indietro e vi mostro. Cerchiamo di fare girandole, anche intanto qui ho già abbastanza liberato Possiamo tagliare già da qua. Vai giù. Perfetto, ok. Tanto qua sta diluviando a Trieste. Ok, siamo liberati di questi. Non so se ho già recuperato il... Vediamo se c'ho già l'occhio della morte, ma credo di sì. Vediamo se mi prende. Scusate un attimo, vediamo se ho aggiornato. Ok. Sì, perché non ho aggiornato, non è la puntata 1 e la puntata 2. Tanto qua c'è Bora, mannaggia sua. Non so se ce l'ho, però. Vogliamo uscire, scusa un attimo che guardo. No, non ce l'ho per questo. Ok. In fondo no, non c'è ancora niente. Adesso sarà cavoli perché soprattutto non tanto la prima parte, ma la seconda.
Ok. Ciao. Ciao, benvenuto. Ok. Bene, qua ho fatto, non serviva, ma comunque sono sceso. Eh sì, oltretutto questo è una mod, è la Daughter of Ash. Tradotto in italiano, figlia delle ceneri. Diciamo, questa è la seconda puntata, ho già iniziato a fare. È un po' complicato trovare il tutto perché. Innanzitutto, benvenuto nel canale, ecco. Allora, devo tornare indietro perché ci ho giocato un po' solo per capire, perché sennò. Sì, guarda, io la prima volta che ci gioco, ho sempre giocato alle normali, quindi ho detto così per provo a portare. Diciamo su Twitch qualche mod e giocarne insieme a voi, insomma, a chi ha piacere, insomma, di passare, insomma, sul mio canale. Visto che avevo fatto prima una live su Elden Ring, ma l'ho finita praticamente, quindi ho detto torniamo un po' ai vecchi giochi, ecco, magari portando qualche mod un po' più interessante, ecco. Non starò tanto oggi, purtroppo starò 2 orette circa, perché dopo ho comprato casa, quindi devo andare a fare dei lavori. Perché. Ma guarda, volevo fare un po' il piromante, però diciamo che butterò sulla forza, farò un po' più di forza e credo che farò un forza, se non mi ammazza. Allora, adesso da quello che so, devo tornare al giardino radice oscura, devo fare tutto un giro del cavolo. Ah, nella scorsa live non avevo sbloccato un faloppo. Passiamo per il borgo dei non morti, così. Ok, dopo da quello che mi ricordo, per prendere la chiave, devo andare giù di qua. Ok, uno. Scaglia di titanite e poi. Se mi ricordo, no, la scala dopo, devo recuperare prima la chiave che era qua. Devo andare qua. Cazzarola, dov'è l'entrata? Qua mi pare, da qualche parte. Mi manca un. Mi sto perdendo. Allora, non qua. Qua, ecco. Perfetto. Serviva questa chiave qui. Ok. No, qua è chiuso. Ok. Devo fare tutto il giro.
ne avevo già fatto il giro. Andiamo di qua. Balestra leggera. Vado solo a sbloccare che c'era anche qua un falò che non ho liberato. Aspetta che mi arriva da dietro. Tutta la famiglia arriva. Ok. Perfetto. Vieni, vieni più giù. Ok. Perfetto. Allora, subito qua. Fanbrodo mi ha stannato. Ok. Apri. Ottimo. Perfetto, così li livello un po'. Allora, avanza di livello. Forza, vitalità. Un po' di stamina. No, facciamo così. Va bene, boh, lasciamolo là, tanto. Ok. Adesso facciamo l'idra. Ciao, ciao. Grazie di essere passato. Mi fa comunque un piacere che sei venuto a salutare. Buona giornata. Testa andata. Taffanbrodo, va, sta in piedi. Non capisco niente. Scatole. Non vedo un cazzo. Madonna santa. Thank you.
un'altra testa che è andata. Dai, ma cazzarola! Ah sì, ciao! Manca una. Ho un arco che... sì. Perfetto. Ok. Perfetto, così posso anche potenziare la... Gigante. Allora, qualcuno mi aveva chiesto su YouTube come andare avanti su un'area di gargoyle. Bisogna recuperare dei guanti pesanti. Vanno bene i guanti di pietra, bisogna trovarli qua nel giardino, quelli dei, o dei gargoyle, comunque i gargoyle, scusate, dei golem, quindi bisogna dei guanti un po' pesantini per Speriamo anche qua che c'è una cassa. Ecco, vedete i guanti di pietra, questi qua servono per suonare la campana. Quindi era per forza di venire prima qua nel... Tanto adesso piove. Diciamo appena finisco i lavori a casa avrò il mio studio, avrò la mia zona privata per registrare, sarà più bello. Adesso sono a casa ancora dei miei, quindi... un po' è ancora un po' nel fase di passaggio. Ok.
Ok. Allora. Ancora qualcuno, cazzarola. Io saprei dove portarli, ma... Ma no, ma che cazzo! Ma che cazzo, oh, ma che cazzo! Cioè, non può essere più veloce di me, dai, che coglione. Vabbè. Tutto sto cazzo di strada di nuovo, ma porca. Un po' più veloce adesso. Veloce, dai, per sta scala, che cazzo. Ah, c'era un...
Mamma mia, sta per cadere, cazzarola. Ok. Andiamo di qua per cambiare. Ok. Adesso qui. Ah sì, non so se ci riesco ad andare su di qua. Sì, incredibile. Adesso devo trovare. Là è per andare a fare un boss, ma vorrei prima trovare. C'è un segreto. Eccolo. Il falò nascosto negli alberi. Peggio di così. Allora, vediamo se posso. Se ne ho due sicure. Offriamo umanità, umani, ravviviamo la fiamma almeno per avere 10 Estus. Ok, andiamo e facciamo il boss che ci dovrebbe essere al posto di. Ecco, qua non sono blind, ho già giocato un po' solo per capire anche come proseguire, perché mi ero un attimo fermato. Da tomba. Dio di danno. Ma che? Scusa, col scudo alzato, col scudo alzato. Mogliami, bastardo. Ma sì, ma rolla, cazzo! Dico di rogliare, non rolla! Cioè, che cazzo? Dalle. Sì, vabbè, fa un casino di danno sto stesso. Casino di vita. Sì, ancora qualcuno.
sì, ma un attimo, ma pezzo di merda, un attimo. Ma che cazzo? Oh, ma che cazzo? Basta! Oh, ma che cazzo? Sì, se che non roglia sto stronzo, gli dico di rogliare, non roglia. Lento come lì. Così un po' più veloce. Io non posso essere più lento di due ratti, cazzo. Guarda, riesci a capire che l'ho evitato, cazzo. E non rolla! Cioè, non rolla! Sì, vabbè, dai, ma è scandaloso! Ma è scandaloso! È scandaloso, cazzo! Sì, vabbè, certo. Non so, guarda, non so. Un secondo, ma arriverò a rollare, cazzo, porca puttana di brutta merda di pantegana schifosa. Cioè, oh, ma è scandaloso, cazzo, è scandaloso. Cioè, non riesco a rollare, cazzo, non riesco a rollare. Cioè, scandaloso, cioè, oh. Guarda. Amen, ce l'hai fatta a rogliare. Complimenti per... Guarda il pezzo di merda alle spalle. Guarda il pezzo di merda alle spalle, il pezzo di merda alle spalle. Guarda, non ho riuscito neanche a bere per colpa di sta merda. Ha dovuto fare quella mossa del cazzo, quel rollone di merda, perché sennò non è lui. Ma non è possibile, dai, ma non è possibile. Cioè, bastate la IA di sti stronzi, ma non è possibile, dai. Cioè, evitato in piena, pam, fa danni lo stesso, ma allora vaffanculo, eh. Cioè, premuto il tondo per rogliare, non roglia. Dopo 2 ore me lo fa. Ok, via.
faccio il culo adesso. Hola. Amen, porca puttana. Ok, questo ci servirà per più avanti. Ok, osso di del ritorno. E se riusciamo a livellare un po'. Ok. Una vitalità. Vediamo se riusciamo con le anime. No. Allora. Devo tornare indietro. Il pendente è da scambiare. La mira questa sconosciuta. Boh, lasciamo andarlo, va. E qua ci sono i grandi che mi fanno il culo. Adesso credo che si possa andare a fare i gargoyle. Ma vaffanculo, è scivolato giù, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Cioè, adesso devo rifarmi tutta la strada da capo, ma che cazzo. Oh. Che cazzo, stare su un ponte era difficile, porca puttana. Santo, maledetto, stupido. Ok. Adesso, ciccio bello, devi stare largo, non devi finire in acqua come i bambini di 2 anni che non ve la fa. Ok, giù. Ok, qua non so, muoiono a caso. Ok, un burrone di drag. Possiamo andare su anche di qua per tornare al sacco di letame che si alza. Spadone di pietra, carino, che se ho un po' di anime cerco di potenziare la spada questa qui.
Ok. Dai, muori, ok. Morto. Andiamo di qua. Vediamo di potenziare le armi. Potenzia arma. La spada cos'è? Ah, le anime. Vediamo se un po' di anime dà. Ma perché? Gli doveva lanciare l'incantesimo in faccia, era troppo difficile. Boh, cercherò di chiedere la soluzione. Te sapevo io che dovevo prenderla da un'altra parte, ho lanciato un incantesimo lì a cazzo. Thank you.
fuori le palle. Dovrei... ho la chiave? Sì, chiave del peccatore. Ok. Anche Soler da qualche parte, ma... sono sicuro si attiverà. Infatti. Ti pareva che... Sì, vabbè, però... Dai, ma cazzo, ma non te puoi stannare, dai, che coglioni! Ce n'è anche preso, cazzo, dai! Che coglioni, dai, neanche preso ero, non ero neanche preso! Che cazzo! Chissà se mi attacca. Sì, ma che cazzo, perché stranamente ha dovuto fare un attacco di merda, a cazzo. Coglioni. Cercare il segno di evocazione di Soler.
farmi dare una mano anche. Mira di cazzo. Guarda, guarda, guardare, guardare come si stanna sta merda. Che troia. Bel doppio colpo. E vorrei capire dove cazzo è il segno di evocazione. Ah, eccolo qua. C'è comunque. Perché lui è abbastanza forte con il gargoyle al fulmine. Io non un cazzo. Thank you.
Ok. Fa tutto a lui. Ok. Perfetto. Grazie Soler. Che troppo mi distrae. Ok. Ok, che così la soluzione. Stato liberato dal peccato. Ok, andiamo su a suonare la campana. Adesso io qua vi consiglio di usare i guanti, questi di pietra, e tirare la leva. Ok. Ok. Ok, vediamo se riusciamo anche a potenziare l'arma, se adesso sediamoci per sicurezza, che se muoio. Sì, grazie a Dio, ho speso anime, ma... Perfetto, almeno fa più danni adesso. Un balestra, ok, lo scudo. Comincia a sparare, ok. Bene, adesso potremmo fare ancora un po'. Siamo un'oretta di live. Allora, niente, andiamo e devo fare una cosa con il... devo andare dal tizio quello che scambia Snaggy, a cavolo si chiama Snaggy. E soprattutto a fare anche l'altro boss, quello del... Ok. Voglia di saltare. Ok. Ok. Rannicchiati. Thank you.
Ok, ci risiamo. Perfetto. Allora, dobbiamo lasciare il pendente. Dobbiamo chiudere. Boh, intanto offline. You give me, give me. Eccolo, pendente rotto che ci servirà. Per proseguire. Proviamo se riusciamo a fare questo. Okay. Facciamo anche un giro qua dell'asylum. Eccolo. Spada di astro. Anello del primogenito del sole. Ma vaffanculo, non mi ricordavo. Scovazze umane. Che bello. Proviamo a farlo, sarà, secondo me sarà difficilissimo.
Sì, va bene, esplosioni atomiche ogni colpo, dai, dai, su, su. Cioè, ridicolo. Ah, eccolo perché. Ok. Avevo i guanti super pesanti. Non è neanche riuscito a prendere il coso, dai, ma per favore, dai, su. Cioè, cazzo, ma neanche preso le anime. Oh. Mamma mia, sta fermo! Stronzo! Troia. Aspetta un attimo. Ciao a tutti, ho da andare. Ci vediamo alla prossima. Ciao.